Certo, ma te c'hai delle immagini da mostrare? Ma senti, sì, io ho messo un po' di immagini, ma insomma, si era detto un quarto d'ora, 20 minuti, quanto abbiamo Sì, a più, sì. disposizione? Sì, un quarto d'ora a testa, più o meno, considerando un eventuale secondo Vabbè, giro di risposte. e se poi per caso vado lungo, me lo dite, mi interrompo bruscamente. Sì, ok, saremo. Sì, anch'io ho messo due o tre immagini, o cinque, sei, una cosa così, ma insomma, No, vediamo. io ce n'ho un po' di più, ma tanto io vado veloce, non è che ricami sulle immagini, non vi preoccupate. Va bene. Va bene. Allora, presentiamo Criticity, come sempre per molti è una ripetizione, ma per alcuni probabilmente è la prima volta, quindi abbiamo sempre piacere di presentarci come, cioè di presentare Criticity come un progetto che dura ormai da un anno e che adesso si presenta in questa forma, ma era previsto cioè prevedevamo che si svolgesse in forma fisica, ovviamente, quindi in presenza con le quattro facoltà fiorentine che attualmente ci stanno anche seguendo, e poi con una seconda fase di workshop e alcuni progetti su cui adesso stiamo anche lavorando. E quindi niente, siamo in questo ciclo che si varia, insomma, e cambia, insomma, siamo pronti ad implementare ogni volta, quindi è anche interessante in realtà essere qui online. Come sempre, quindi cominciamo con alcune citazioni che ci legge Lorenzo, se è tutto ok con camera, microfono, eccetera. E io Okay, mi intanto sentite? ringrazio tutti voi. E basta. Ok, si sente bene? Perfetto. Sì, ti sentiamo. Ottimo. Allora presento schermo, introduco brevemente, lascio subito la parola, visto che abbiamo tre relatori, abbiamo anche molto da dire. Io mi sono perso un po' quello che ha detto Emma nell'introduzione perché avevo dei problemi con la videocamera, però insomma l'incontro di oggi è questo, non quello che era indicato sopra, della città mutata, patrimonio industriale e riconversione urbana. I relatori sono Cozzi, che è anche docente ISIA, Massimo Preite, che ha insegnato tecnica e pianificazione urbanistica ad architettura all'Università di Firenze, Emanuele Ramello, che è vicepresidente dell'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale e docente al Politecnico di Torino. Queste qui sono le due citazioni che abbiamo scelto per introdurre al tema dell'abbandono urbano e di tutto quello che si apre quando si parla di vuoti urbani. E sono un paio di citazioni con le quali introduco l'intervento del professor Preiti. Né torre né nave, altro non è che il mero nulla, il vuoto, se la vita degli uomini non l'abita. Alternandosi con i luoghi della classe sociale, i vuoti visivi interrompono l'armonica continuità di un paesaggio, la corale definizione organica di un habitat insediativo, tradizionale o la omogeneità tipologica e tecnologica del costruito urbano, da parte di quanti, più per l'ingordigia di illeciti profitti che per l'insensibilità derivante dall'ignoranza, producono o governano le trasformazioni del territorio, indossando l'abito dei poco illuminati ed illuminanti convertitori del vuoto in degrado. Questa è un po' la. Ecco, queste due sono le due citazioni che ci permettono di. Allora, mi sta facendo confusione lo schermo. Niente, su queste due suggestioni lascerei direttamente la parola a Massimo, che aprirà questo incontro per poi appunto susseguirsi. Ci siamo dati più o meno un quarto d'ora di tempo per ogni relatore, poi ci sarà uno spazio per le domande, ma se intanto volete via via scrivere in chat, insomma, sia su Facebook che su Meet potete intervenire. Grazie per adesso e buon ascolto. Prima di cominciare, dico soltanto l'ultima cosa e chiedo gentilmente di spengere i microfoni mentre parlano gli altri, così evitiamo rimbalzo di audio. Grazie. Posso partire?
Posso Sì, cominciare? prego. Bene, allora intanto buonasera a tutti. Ringrazio per questo invito a dare un contributo in questo progetto che Emma ha rapidamente richiamato. Io spero di essere in tema con il senso di questa iniziativa. Ora, in questi 15 minuti io vorrei parlare della relazione fra il patrimonio industriale e la città. Non sto a dare definizioni di patrimonio industriale, le devo dare per scontate perché altrimenti non si finisce più. Patrimonio industriale e città, qual è il senso di questa relazione? È soprattutto il ruolo che le fabbriche abbandonate, i siti industriali dismessi, hanno svolto nei processi di rigenerazione urbana diciamo degli ultimi 20 anni, degli ultimi 30 anni. Ora vi mostrerò rapidamente, se ci riesco, una presentazione. Qui mi dice stop. Cosa vedete in questo Il suo schermo. momento? Qualcuno mi parla? Ah, bene, allora, vediamo se si vede. Ecco qui, no, non è questo, scusate. Dunque, mi dispiace, è in francese, è una presentazione che ho svolto per altre finalità. Dunque, vi dicevo, che cosa è cambiato negli ultimi anni a testimonianza di questo ruolo del patrimonio industriale? Di aree industriali si parla oramai dalla fine degli anni 60, con l'avvio dei processi di deindustrializzazione che hanno interessato la città europea, diciamo le città dell'Occidente più sviluppate. Ora, se in un primo tempo l'attenzione per queste aree era rivolta unicamente all'aspetto fondiario, si demoliva tutto quanto e si ricostruiva. E quindi è la stagione del rinnovo urbano, e con questa locuzione che si intendono, che venivano definite queste pratiche in Italia, urban renewal in anglosassone e rénovation urbaine in francese. Ecco, a partire dalla fine degli anni 80, primi 90, il patrimonio urbano non rappresenta, cioè le fabbriche abbandonate, cominciano ad essere considerate come un'opportunità, come un asset che possa svolgere un ruolo positivo nei processi di trasformazione urbana. Questa seconda fase è quella definita della rigenerazione urbana. Per fare un po' un esempio, il progetto Bicocca, che è l'operazione di trasformazione più rilevante in Italia di quegli anni, è un esempio di rinnovazione urbana, di rinnovo urbano, perché degli stabilimenti della Pirelli resta assai poco. Gregotti ha sempre avuto poca sensibilità per i valori del patrimonio industriale. Ora, nella rigenerazione urbana, probabilmente non ce la farò a svolgere tutti questi aspetti, richiederebbe più tempo. Gli aspetti più originali sono l'emergenza di nuovi attori e altri aspetti che poi vedremo via via. Cerco di accelerare. Nuovi attori, in che senso? Chi sono i protagonisti di questi piani di rigenerazione? Nel clima di liberalizzazione economica di quegli anni, la responsabilità di questi progetti compete prevalentemente ad attori privati, come si può vedere soprattutto in Inghilterra con la costituzione di questi nuovi organismi, Urban Regeneration Companies, che agiscono come fossero degli attori privati e portano a compimento delle operazioni di grande ampiezza. Albert Dock, Liverpool, sono i depositi che venivano utilizzati per le materie prime o per la trasmissione dei prodotti finiti. Ebbene, questi hanno cessato la loro attività sul finire degli anni 70 e la società Albert Dock ha praticamente
questo settore della città che è diventato uno dei più attrattivi. La stessa cosa a Manchester, nel quartiere industriale di Ancot, ma la stessa cosa, a pensarci bene, anche in Germania. Tutti sanno la Ruhr, che è la regione economica che è stata investita da un processo di riqualificazione ambientale che ha significato anche la conservazione di un patrimonio industriale immenso. Non sono state le autorità locali, i comuni. È stato un organismo creato ad hoc, la LIBA, che in un decennio, 1989-1999, ha portato a compimento questo processo enorme di trasformazione a cui poi i comuni, le autorità locali si sono in qualche modo coordinate. Il successo dell'IVA è stato tale che nel decennio successivo, nella parte orientale della Germania, in Lusazia, è stato intrapreso uno dei più vasti programmi di rigenerazione di un intero territorio industriale, le miniere di lignite della Germania dell'Est, con la riunificazione. Era un'attività fuori mercato. È stata creata una nuova regione geografica con questi laghi, come potete vedere, che hanno occupato gli antichi crateri di estrazione. Ecco, poi un altro aspetto di interesse è il fatto che la relazione fra piano urbanistico e progetto si rovescia in qualche modo. Nella pianificazione tradizionale, quella a cascata di tipo gerarchico, il piano precede, preordina le scelte che poi saranno definite in dettaglio dal progetto di architettura. E qui, al contrario, nei casi più interessanti di rigenerazione urbana, vediamo che paradossalmente il piano urbanistico arriva a conclusione. Lo possiamo vedere per esempio a Norrköping in Svezia, è una città industriale del tessile. E qui come si è proceduto? A tentoni, cioè sul finire degli anni Ottanta, con la crisi del tessile europeo, tutte le città che operavano in questo settore si sono interrogate sul proprio futuro. E qui il rischio era di fare scomparire tutti gli stabilimenti, cotonifici, lanifici, ed è attraverso la realizzazione di quelli che sono chiamati progetti bandiera, flagship projects, cioè si è cominciato a progettare su alcuni punti molto definiti per testare la potenzialità di questi patrimoni. In base poi al successo, si è visto che erano riconvertibili, che potevano accogliere funzioni qualificate, attraenti, e solo dopo che è stato fatto poi un piano urbanistico vero e proprio. La stessa cosa è l'IBA. I 10 anni di IBA, cioè questo organismo qui, di fatto non ha pianificato alcunché. L'IBA ha semplicemente selezionato i progetti che nascevano dal basso, in base al grado di coerenza e di conformità a degli indirizzi molto generici, molto generali, e solo a operazioni che hanno consentito poi il recupero di questi monumenti del patrimonio industriale, Zollverein, che probabilmente molti di voi conoscono, il parco di Duisburg, delle acciaierie Thyssen, il Jarunder-Talle a Bochum, Gelsenkirchen, un'altra miniera sempre nella Ruhr. Ora, tutto ciò poi è solo, lo vedete, è solo alla fine che si materializza, no, non si materializza, ma diciamo che si compone nel quadro coerente della pianificazione. È come se il piano intervenisse ex post a cose fatte, per razionalizzare, per cercare di ottimizzare, ma non precede, non prefigura come accade.
mancare sovente della pianificazione tradizionale. Un altro aspetto, poi ditemi quando devo finire, quanto c'ho ancora, forse 5 minuti, spero. L'altro aspetto, come si giudica poi il successo o meno di queste operazioni? Secondo me più che il, più direi non tanto sulla valutazione dell'intervento in sé, quanto sulla sua capacità di riqualificare lo spazio di relazione, soprattutto lo spazio pubblico. Questo lo vediamo in Norrköping, in Svezia. L'aspetto più bello non sono tanto i musei, le università che sono state create all'interno degli stabilimenti industriali, ma è proprio la capacità di riconnettere tutte le aree pertinenziali dell'industria all'interno di un circuito organico che sfrutta le sponde dei fiumi. L'acqua, come vedete, qui è il tema dominante della qualità di questo nuovo spazio urbano. E quindi lo vedete, l'acqua è continuamente attraversata con la realizzazione di passerelle a raso, con soprattutto la cattura degli spazi industriali precedentemente recintati e la loro apertura come spazi di relazione, come spazi di incontro sociale e quindi come spazi pubblici sostanzialmente. E questo, secondo me, uno dei metri principali per giudicare la validità di queste operazioni. E poi come si riconverte questo patrimonio? In alcuni casi abbiamo riconversioni monofunzionali. Qui siamo in Francia, il BEF, altro grande centro del tessile andato in crisi alla fine degli anni 70, queste fabbriche sono state riconvertite in edilizia sociale, oppure in musei, oppure in università. Però forse gli aspetti più interessanti riguardano la riconversione multifunzionale, cioè sono operazioni grosse, non si può pensare di assegnare loro un'unica nuova destinazione. E è interessante, per esempio, Albert Dock, vedere nel tempo come il mix di funzioni assegnate a questi spazi è variato in conseguenza anche di orientamenti del mercato. Prima c'era molto commercio e adesso ultimamente c'è invece più intrattenimento, loisir, ristorazione, caffè. Questo è un posto che attrae più di 1 milione di visitatori l'anno. Dopo Londra è probabilmente il secondo polo di attrazione turistica. Un altro esempio noto è Lingotto. Piano ha voluto realizzare all'interno di Lingotto un pezzo di città attraverso la molteplicità di funzioni che ha inserito: alberghi, auditorium, la facoltà dell'alto, lo scrigno con la collezione della famiglia Agnelli donata al comune di Torino, centri commerciali e quant'altro. All'interno di questi spazi immensi non si può mai pensare di andare con un'unica funzione. E poi l'ultimo aspetto, qui avete visto, molto spesso si parla di conservazione del patrimonio industriale, ma salvo rari casi, la conservazione non può essere intesa come la intendiamo nel caso del patrimonio monumentale. Il mio grande maestro Louis Bergeron diceva: il patrimonio industriale doit gagner sa vie, deve essere capace di autosostenersi. E quindi il problema sarà sempre quello di trovare il giusto punto di equilibrio fra conservazione e trasformazione. In certi casi, diciamo, il restauro come lo intendiamo in base ai principi della Carta di Venezia si giustifica. Ciò che Carmassi ha fatto a Verona nel panificio militare di Santa Marta, trasformato in campus dell'università. Come vedete, c'è proprio un rispetto dell'aspetto materico della struttura, però qualche volta accade che si conserva magari soltanto il profilo, la sagoma volumetrica, ma si interviene sui materiali di
investimento, sostituendoli in qualche caso, come qui in basso a Napoli, per garantire la massima trasparenza all'interno, per abolire quasi il confine fra interno e esterno, oppure nel caso di Hangar Bicocca a Milano, per mascherare, per occultare interamente, per creare quello spazio oscuro in cui dare sede alle opere più d'avanguardia come i sette palazzi celesti di Anselm Kiefer, che fanno parte della dotazione permanente di questa galleria di esposizione. Oppure lo vedete nel caso delle officine reggiane, si è preservata la scatola, ma all'interno di essa si sono realizzate nuove scatole di una scala ridotta che generano una sorta di sistema, di struttura urbana all'interno, con i suoi percorsi, con i suoi camminamenti, con i suoi volumi. E anche questo è un modo che oggi questo tipo di pratica ha riscontrato estremo successo. E poi sugli ingrandimenti, qui il centro storico minerario di Levard nel nord del Calais, lo vedete, quella serra che riprende l'andamento dei corpi preesistenti, è dedicata all'esposizione delle macchine di miniera. E questi ingrandimenti delle strutture originarie qualche volta portano a degli esiti un po' paradossali. In alto la fabbrica del gioco a Pormano, un ex stabilimento tessile trasformato oggi in un museo, a cui viene addossata questa nuova struttura zebrata che sembra, nelle parole degli architetti che hanno fatto questa cosa, un cassetto estratto da un cassettone. O ancora in basso questa operazione ancora più discutibile, la sede storica della Campania, Sesto San Giovanni, che è stata incastonata all'interno di questa mega struttura di Mario Botta. Insomma, questi sono esempi, secondo me, un po' non pienamente difendibili su come si possa comporre l'antico e il nuovo. Lo stesso discorso vale un po' per la Fondazione Prada a Milano di Culas, in cui c'è un'alta percentuale di strutture ex novo inserite nella porosità della struttura industriale dismessa. Il risultato è indubbio, ha avuto un grande successo, oggi la Fondazione Prada è visitata da tutti, ma se uno pensa, lasciatemi dire, alla poetica di Culas, che dichiara espressamente il suo disinteresse, anzi la sua contrarietà a qualunque forma di dialogo, lui programmaticamente persegue il contrasto, programmaticamente esclude qualunque possibilità di armonia fra vecchio e nuovo, e volutamente cerca l'incongruo, cerca la discontinuità, cerca la frattura. Io non lo so se su questi esempi che ci si possa augurare di ritrovare un equilibrato rapporto tra nuovo e vecchio, fra trasformazione e conservazione. Penso, per concludere, che si dovrebbe scegliere un approccio che intenda il progetto come un'operazione che coniuga due facce di una stessa medaglia, cioè conservazione e trasformazione le dobbiamo vedere all'interno di un progetto unitario. Questo soprattutto nei programmi di rigenerazione urbana, in cui il patrimonio industriale gioca un ruolo così importante. Questi, d'altra parte, sono dei principi enunciati da una recente dichiarazione
dichiarazione a Davos nel 2018, ma insomma non occorre la dichiarazione di Davos, altri ben prima avevano sostenuto questa esigenza e ritengo che questo debba essere un filo che vada percorso, insomma, che non vada assolutamente interrotto. Io mi fermo qui e poi se ci sono delle domande, comunque gli altri, i miei colleghi a seguire, Cozzi e Ramello, sicuramente poi svilupperanno parte di questi temi. Grazie. Grazie a lei, però siamo forse andati appena un po' lunghi, quindi magari chiediamo a Cozzi e Ramello di rimanere nel quarto d'ora e poi intanto ci sarà occasione di ritornare sopra. È emerso il più riprese il discorso della rigenerazione, rinnovo, ristrutturazione, restaurazione. Questa presenza sempre del prefisso re che potrebbe rimandare a un ripristino di una condizione di partenza in realtà è un po' debole e infatti a proposito farei subito parlare al professor Cozzi che diciamo ha anche in programma di trattare alcuni aspetti legati al dibattito strettamente attuale che riguarda la città di Firenze anche se non proprio del patrimonio industriale. Vabbè, Massimo ci ha fatto una bella lezione di archeologia industriale e ci ha mostrato cose di, a parte le ultime, discutibili, lui l'ha discusse, eccetera, ma cose tutte di alta qualità. E allora la domanda d'avvio potrebbe essere proprio il problema della qualità, perché talvolta è la qualità che... diciamo così, è discriminante per... Tra l'altro alcune delle cose che Massimo ci ha fatto vedere sono comparse anche nella rivista di Marco Dezibaldeschi, Nananche, una rivista di restauro ma che frequentemente ha concesso spazio proprio a episodi di archeologia industriale assolutamente qualitativi. Più che quantitativi, più che di alcuni degli episodi che abbiamo visto sono operazioni di largo impiego di capitali, di larga dimensione. Comunque, io non è che ho preparato una lezione, c'ho solo qualche riflessione così generale, che mi è stata suscitata un po' dal titolo Città mutante, riconversione urbana. Città mutante per l'appunto il titolo che con Dezzi avevamo scelto per una rubrica fiorentina proprio, Nananche, non so se siete informati, forse magari Massimo sì, è una rivista che Dezzi ha fondato e che ha condotto. Ci ho anche scritto una volta. Dai 60 agli 80 anni Dezzi se l'è condotta, se l'è fatta, se l'è diciamo numero per numero costruita, e di questo devo dire che bisogna essergli tutti assolutamente grati. Nel numero 81 di Ananche, subito dopo che si era varato questo Città mutante, teneva banco per esempio la caserma Mameli, quella che sta vis-à-vis con il fabbricato viaggiatori di Santa Maria Novella, no? Per la quale nella rivista, nel tracciarne la storia, si era proposto una sorta di laboratorio per la città, più che un museo, a dire il vero, dove dibattere una serie di problemi tipici di Firenze, di problemi che sui quali insomma Firenze si è abbastanza annodata negli ultimi tempi, no? Ci parevano urgenti questi problemi e quindi in qualche modo in questa sorta di caserma dalla quale i carabinieri andavano via ci sembrava opportuno, no? Opportuno fare delle proposte, no? Come è noto, quella caserma risaliva addirittura così accanto a Santa Maria Novella, chiesa e convento, risaliva a un lascito testamentario
di Leonora, la moglie di Cosimo, quella caserma vicino al concilio, alla sala del concilio dove si era tentato di unire la Chiesa di Oriente con quella d'Occidente, quindi temi, fra l'altro un luogo dove è diventato poi educandato della Santissima Annunziata, dove c'è una scala bellissima, una spirale fatta da Giuseppe Martelli, insomma un luogo pieno di situazioni che meritavano una riflessione anche di carattere storico, no? E in questa caserma sembra, secondo le ultime indicazioni, che ci sarà un museo della lingua italiana nel 21, il 700° anniversario di Dante, quindi questo museo della lingua italiana evidentemente ha preso campo. Il museo della città invece lo si farà a Novoli, riconvertendo con una brutta carrozzeria alla Casa Monti, riconvertendo l'ex centrale termica della Fiat, non bellissima peraltro, e così insomma una riflessione, siccome da molti anni è chiuso il museo di Firenze com'era, quello alle Oblate, avremo in questa carrozzeria appunto alla Casa Monti, forse affacciandosi alle finestre, potremo vedere Firenze com'è sul paesaggio di Novoli, che francamente non è dei più irresistibili, no? Poi dopo questo episodio della caserma Mameli c'è stato un altro episodio, si è discusso, mi riferisco a quello che è comparso sui giornali, un episodio anche questo di una certa consistenza, che è quello della caserma di sanità militare sotto il Forte Belvedere. Io mi ricordo da ragazzino di essere stato dentro perché un amico abitava lì, no? È una sorta di cittadella di proprietà sudamericana, pare, e anche lì si è discusso di teleferiche per portarci turisti dal basso, da Piazza Pitti o da Piazza Santa Felicità. Mi riferirò oggi a cose eminentemente locali, faccio da contraltare al panorama internazionale che ci ha fatto Massimo. E poi recentemente, per stare alle notizie della settimana scorsa, Palazzo Serristori di proprietà cinese, e anche questo riconvertito in appartamenti, anche questo insomma vediamo con quale qualità. Stamattina mi ha scritto un mio ex laureato di ingegneria, ora largamente ingegnere, uomo d'età, che per tutta la vita si è occupato di San Mezzano. Ecco, San Mezzano, quel castello meraviglioso orientale con una fattoria di 180 ettari intorno, ancora da anni si discute, il FAI si è impegnato ma ancora lì un progetto di riconversione è in alto mare. Non a caso nel numero successivo, devo dire in questo senso, con questa rivista siamo stati abbastanza profetici, il numero successivo, nel numero 82 l'abbiamo saltato, non abbiamo proposto in Ananche questa rubrica, ma nel numero 83 invece abbiamo proposto una Firenze in svendita, dove è stata pubblicata una lista, scusate, ho dei numeri, 39 grandi edifici in svendita, una lista che fra l'altro Dezzi aveva già in parte pubblicato nel catalogo di quelle mostre che lui aveva organizzato in città, insieme al resoconto, per esempio, di un convegno che c'era stato all'Accademia del Disegno sullo spopolamento del centro fiorentino, insieme alla constatazione qui un po' esplicita, un po' implicita, del riciclaggio di capitali anche di bassa lega che il centro fiorentino ci mette sotto gli occhi, insieme alle belle fotografie di Liliana Gruef che documentavano per esempio un'esposizione
un'esposizione di porchette oppure mercati di salami, di salumi, di verdure, di quant'altro di fronte al San Gallo, al Brunelleschi, all'Alberti e via dicendo. E insomma, è una denuncia anche in questo numero 83 di Ananke, anche sulla Firmitas fiorentina, per dirla alla Vitruvio, rifletteva anche sul vizio dei negozianti fiorentini che scavano. Scavano, tolgono muri portanti, li sostituiscono con cerchiature, con pilastri, sospendono, diciamo, la città ottocentesca, storica, a seconda dei casi, su trampoli praticamente, e anche questo con un'operazione veramente molto discutibile che nessuno prende in seria considerazione. Ma ecco, quindi in un certo senso questa città è mutante, perché attraverso questo cambio di proprietà, attraverso queste operazioni, cambia parecchio la città. Ma forse le città d'arte sono condannate alla continuità, no? Questo è un pochino il nostro vizio. Questo è non è come New York o come anche certe cose che Massimo ci ha fatto vedere. New York si è riscritta, ogni generazione praticamente l'ha riscritta quella città, ogni 30 anni è cambiata, un po' come le nostre pergamene, che a un certo punto, le nostre antiche pergamene che si grattavano, no? E poi venivano riscritte, un po', oppure come i CD che usavano qualche tempo fa, che erano riscrivibili, no? E insomma, queste nostre città vengono riscritte, e in questa mutazione, in queste città mutanti, in questa riscrittura, beh, insomma, ci porta a delle riflessioni. Noi siamo cresciuti nel nome della continuità, non siamo liquidi, non ci stiamo adattando. Forse gli abitanti di queste città è gente fuori tempo. Dobbiamo farci questa domanda, non siamo così liquidi, siamo giurassici, no? Noi ci troviamo al cospetto di una città mutante, questo di sicuro, per tutte le cose che si sono dette, ma una città mutante da un punto di vista umano, sociale, economico, ma che a un certo punto muta, non muta i contenitori o li muta pochissimo, specialmente contenitori storici. E qui viene a proposito una riflessione di Michelucci, proprio nel pieno della ricostruzione. Michelucci, a un certo punto, fra le infinite sue riviste, nel 49, tira fuori una rivista che si chiama Esperienza Artigiana, che fa un po' da controcanto, diciamo così, alla nuova città che aveva fondato 3 o 4 anni prima. In Esperienza Artigiana, appunto una rivista del 49, riflette Michelucci sulla città fatta dal lavoro, sulla città in qualche modo fatta letteralmente dalla partecipazione dei cittadini, no? In fondo, a pensarci bene, a Michelucci dell'architettura gliene importa il giusto. Per Michelucci l'architettura non è una cosa importante, in qualche modo è solo una risposta contingente che lui dà a una riflessione sull'uomo, ecco, e in questo momento, nel momento più vivo della ricostruzione, nel momento in cui lui si trova a disegnare, arruffa questi disegni di tutte le macerie dell'Oltrarno, lì di Por Santa Maria, delle zone, alle testate del Ponte Vecchio, nel momento in cui arruffa questi disegni, a un certo punto si rende conto di questa inesperienza artigiana, in qualche modo si lega a quel tessuto umano, artigianale che c'era lì in quelle zone, e si rende conto già allora, nel 49, sul rischio appunto di uno scollamento tra città fisica e cittadini, perché questo mi pare il nodo.
mi pare, mi sembra, ma è evidente, che il Covid è stato perfetto. Cioè il Covid a un certo punto è stata una diagnosi assolutamente, assolutamente evidente di una città morta. Ci ha messo sotto gli occhi, io che abito in centro, sotto il Duomo, ho visto fisicamente, perfino il mio cane si è spaventato di questa mutazione che a un certo punto si verificava nell'intorno, no? La mia cana, anzi, perché si chiama Jolie, è una femmina. Una città assolutamente improbabile è venuta fuori. Richard Rogers, che è fra l'altro un amico, perché è amico di amici, l'ho anche frequentato abbastanza in questi ultimi anni, in uno screening su Londra del 2000, fra l'altro intervistato per l'appunto dal Bauman, che infatti, insomma, voglio dire, è personaggio abbastanza centrale in questi fenomeni. Beh, insomma, in questa intervista afferma senza mezzi termini già nel 2000 che Londra assolutamente ubbidisce in assoluto al mercato immobiliare. Quindi quelle cose che Massimo ci ha fatto vedere evidentemente sono riuscite a trovare una connessione, sono riuscite a trovare degli accordi che hanno reso possibile la qualità che abbiamo visto e la dimensione delle operazioni anche che abbiamo visto, e su queste cose io credo appunto ci dobbiamo interrogare. Forse ha ragione Papa Francesco nello sperare che il Covid comporti un mutamento di sistema, un mutamento di visione del mondo. Io non ci credo, questo mutamento forse non ci sarà, perché voglio dire, noi abbiamo visto nell'immediato passato che a un certo punto con tutte le app, con tutte il consumo equipara la sala dei primitivi agli Uffizi, che vi devo dire con le code dei panini in via dei Neri, perché insomma poi succede anche questo, no? Insomma, 20 secondi di giro intorno al David poi si risolvono nell'acquisto di un 50-70 su carta di fattura cinese, di distribuzione magrebina e di acquisto occidentale, perché questa è la realtà del turismo che noi vediamo, no? Io credo appunto che finita la pandemia, finita questa peste, più o meno tutto tornerà come prima. Anche ora ce ne rendiamo conto, in fondo il consumo determina il numero di anziani morti accettabili, il colore delle regioni e quant'altro. Ecco, con tutto ciò, in questa città mutante, liquida di genti e di lavori, ma tutto sommato abbastanza stabile nei contenitori, si assiste a uno dei soliti tormentoni, è naturalmente cronaca di tutti i giorni, anche se Massimo è in Sardegna, non so se leggi, no, non la cronaca di Firenze, forse non la leggi in questi giorni, ma insomma saprai che la questione, il tormentone classico fiorentino è quello dello stadio, no? Che è effettivamente un tormentone classico, perché insomma, tralasciando le alte epoche dove pure tormentoni ci furono, beh, insomma, in fondo dal 1822 al 1887 per 60 anni ci sono stati scazzi sulla facciata di Santa Maria del Fiore, sulla facciata del Duomo, no? Scazzi famosissimi furono quelli per la cassa da imballaggio, per il fabbricato viaggiatori di Santa Maria Novella. Lì le polemiche durarono meno, perché il passo era quello fascista, un passo di corsa e via dicendo, c'era una velocità di comunicazione. 20 anni ci sono stati ora per la pensilina di Sozzati, no? Anche lì, insomma, pare che la cosa si sia risolta. Ecco, mi pare che lo stadio, nel quadro di questi tormentoni locali, si presti a tutta una serie di riflessioni. Personalmente, voglio dire, io sono d'accordo con Italia Nostra, sono schierato appunto con Italia Nostra, col FAI, con
la lettera di tutti le archistar, con il nipote di Nervi, con il Cedacot, col quale abbiamo fatto una lettera vibrata di protesta, eccetera, eccetera, e naturalmente contro il famigerato emendamento 55 bis, frutto dell'idiozia di Renzi e dei Renziani, una cosa francamente per la quale ci si chiede come abbia fatto il Parlamento a approvare una schifezza del genere, perché insomma bisogna non capire nulla per fare una cosa del genere, oppure essere assolutamente in malafede, no? E naturalmente tutto questo nell'ambito di una, il tema di fondo naturalmente dove vorrei andare a cascare è quello della qualità, e tutto questo in una lotta che è stata intrapresa da anni contro la tutela, contro la sovrintendenza, contro queste carrozzerie che apparentemente rimangono tali, ma per le quali si vorrebbe carta bianca per trasformarle, perché nel fondo c'è questo. Tutti i giorni, come stiamo vedendo, c'è un articolo sul Franchi, con bischerate anche discrete, con le sceneggiate di Commisso che mostra il calcinaccio, con la moglie di Commisso che protesta perché ha trovato i bagni indecenti, perché il comune non gliel'ha restaurati, con una poca manutenzione evidente che è anche diciamo una ragione di fondo. Come ultima arma Nardella c'ha quella dell'adeguamento sismico, per cui ha chiamato gli ingegneri, quali ingegneri non se lo faranno dire due volte, perché naturalmente la massima ambizione sarà quella di sospendere lo stadio su degli isolatori, no? Così insomma, ecco, altre bischierate sono venute fuori, per esempio sulla facciata senz'altro attribuita al Giuntoli per levare a Nervi perfino un ultimo tanfetto di fascismo che poteva derivare da quella facciata, oppure si è messo in campo come coautore questo Mellucci, questo ingegnere napoletano che effettivamente collabora con Nervi per l'Augusteo di Napoli, ma non risulta che abbia fatto alcunché per lo stadio. Quindi vengono chiamati in causa tutte queste cose. Un Mellucci dove nella scheda di Wikipedia lo si dà addirittura come coautore anche della casa galleria di Michelazzi di vent'anni prima, eccetera eccetera, ma insomma naturalmente i giornali fanno il loro mestiere. Il Berta Franchi certamente, come tutti i capolavori, ha dei suoi margini di mistero. Incoraggiati fra l'altro dallo stesso Nervi, il quale Nervi a un certo punto in un'azione di massima efficacia di marketing si è sempre rifiutato di commentarlo, no? L'unico commento che Nervi ha fatto sullo stadio: 50 lire a posto. Con questo lui non ha mai detto di più, lasciando spazio appunto a tutta una serie di altri commenti. Casomai io sottolineerei la possibile partecipazione di Pino Capponi, che era un architetto pieno di idee e molto bravo, e anche ora non so se c'è modo, sono lungo forse? Va bene, ecco, vediamo se riesco a presentare. Che ho un no, forse devo aprire prima questo. Ecco, riuscite a vedere? No, ecco, allora condividi. Ecco, ora vediamo. Ora vedete bene. Ecco qui, a proposito di, io del resto faccio lo storico, quindi a proposito di Pino Capponi e mi diceva Irene Nervi, una delle nipoti,
che Nervi non sapeva disegnare, no? Mentre invece questi disegni che state vedendo, francamente, sono molto belli, hanno una felicità anche. Questi sono disegni che stanno al XAC di Palma, oppure altri disegni invece più tecnici, ma questo perché non va avanti? Andiamo così? No. Non riesco a... Questo lo vedete? Così, ecco, altri disegni che stanno invece all'archivio storico comunale. Insomma, sono tutti disegni, intanto presuppongono una mano diversa e sono evidentemente nello studio di Nervi, c'erano più, e sono disegni anche molto belli. Comunque, detto tutto ciò, vediamo se riesco a... Tutto ciò, ecco, nella vicenda dello stadio ci sono molti documenti, ci sono questo plastico che state vedendo che Michelucci pubblica nel 1932 su architettura, fa vedere uno stadio già completo però senza le scale elicoidali e con una torre di maratona che ha un profilo diverso da quello che poi verrà costruito. E ancora, ecco, io credo in buona sostanza lo stadio di Nervi è raccontato da circa 150 foto fatte da Gino Barzotti, che sono le foto che poi l'hanno accreditato in giro per il mondo. Queste foto ve ne faccio vedere solo poche. Queste foto, ecco, forse vi potrei far vedere solo altre due foto. Questa è assolutamente magistrale, con la torre di Maratona e il piccolo Nervi che a un certo punto presidia la sua creatura, e anche una foto di quelle scale che questi imbecilli vorrebbero non so, segare, portare altrove. Guardate queste foto fatte dal cantiere, da Gino Barzotti, testimoniano, questo è un particolare della scala elicoidale, e testimoniano l'armatura di questo oggetto. Cosa voglio dire? Voglio dire che naturalmente lo stadio di Nervi, levo queste fotografie, lo stadio di Nervi è un'occasione di riflessione non solo sulla città mutante, ma su una possibile riconversione. Ma mi sentite? Sì, su una possibile, ecco, no, scusate perché avevo su una possibile riconversione. Anzi, io approfitterei della città mutante, della riconversione urbana, della riscrittura, per fare una riflessione, e con questa chiudo. Credo che con tutte queste alleanze, con tutte queste lettere, con tutte queste proteste, credo che tutti insieme abbiamo allontanato l'ipotesi del fast dell'americano che vorrebbe demolire letteralmente lo stadio. Questo mi pare che, insomma, e credo che il ministero non ubbidirà a questi propositi. Credo che vedo fra l'altro sul giornale di ieri un ragionamento assolutamente apprezzabile, fra l'altro da parte di un docente di Unifim di diritto amministrativo, che a un certo punto pacatamente ragiona sulla cosa, e pacatamente l'unica soluzione gli pare quella di un concorso internazionale, giusto appunto partecipato da questi, magari un concorso internazionale fatto in viti, partecipato da queste grandi firme, anche da queste grandi firme che hanno preso posizione. Perché il problema in queste riconversioni urbane
è appunto un problema di qualità. Non si tratta di fare così tanto, tanto per fare, no? Anzi, direi che forse l'operazione interessante da fare potrebbe essere quella di avere questo oggetto, un oggetto che tutto il mondo ha apprezzato nel passato, come motore di una riqualificazione dell'intero campo di Marte, e questo potrebbe essere effettivamente un progetto da sposare. Questo io credo sia la posizione che è stata avanzata, l'abbiamo avanzata con Forza Italia, l'abbiamo con, scusate, un lapsus freudiano, con Italia Nostra. La Forza Italia non credo che si sarebbe disposta a sposare queste idee con il FAI, il CEDACOT un po' meno, perché nel CEDACOT ci sono opinioni differenti su queste, ma questo potrebbe essere davvero un bel progetto di riconversione urbana, perché il campo di Marte è bruttino, perché a proposito d'archeologia industriale anche la stazione di Campo di Marte francamente è molto brutta, e quindi tutta quella zona, se avendo questo monumento, avendo questo pezzo qualitativo potrebbe essere effettivamente motore del... Circa poi gli interventi da fare sullo stadio, io cosa immagino? Immagino naturalmente uno stadio ripulito da quelle indecenze che Gamberini e soci, ma Gamberini a quel nel 90 era abbastanza anziano e rincoglionito, uno stadio depurato appunto da quegli insulti del 90, rimesso, restaurato ovviamente, perché nessuna struttura, anche il cemento armato, voglio dire, contrariamente a quello che si pensa, degrada, ripulito e restaurato, nel quale calare una struttura chiaramente diversificata, chiaramente, chiaramente distinguibile dal, dal, che risolva un po' di problemi di funzionalizzazione. È un capolavoro, perché tale è riconosciuto, che possa appunto essere il motore di una riconversione urbana nel circostante. E nulla, ma questo ovviamente, con questo il comune non farà cassa, e bisogna anzi che qualcuno sia disposto a investire su queste operazioni. Però ritorno alla presentazione di Massimo, beh, insomma, se grandi operazioni come quelle che abbiamo visto sono state possibili, forse potrebbero essere possibili anche con i denari del calcio e con altre e con altre sovvenzioni. Mi cheto. Economie ricchissime del calcio, che appunto potrebbero essere di ristrutturazione. Poi, come se un'architettura potesse essere frazionabile, trasportabile, come se non ci fosse una relazione tra contesto urbano e architettura, che lascia veramente molto da pensare sulla lungimiranza sia di chi fa le proposte, ma anche... Ma non è tecnicamente possibile segare dei pezzi dello stadio e portarli altrove? Dove li vuoi portare, commisso? Nel nuovo centro lì di Bagnarripoli, non lo so, tipo su qualche rotonda stradale, no? Esattamente. Ma infatti... Mauro, volevo dirti che la vicenda dello stadio, tu mi dici appunto che non leggo la stampa locale perché sono in Sardegna, ma fortunatamente ha un rilievo internazionale. Stamani hanno mandato un articolo del New York Times, dove c'è un bellissimo articolo, c'è intervistata anche l'hai nominata, la nipote di Nervi, come si chiama? Sì, Irene. Irene. Irene sì. Nervi, ecco, sì. E fra l'altro anche con delle belle fotografie. No, quindi non è, è una vicenda di grande ecco, rilievo. È una vicenda di grande, io non vorrei avere peccato di eccessivo localismo, eccetera, no, eccetera, no, però certamente questo oggetto
chiama un'attenzione, ha chiamato un'attenzione internazionale e chiama noi in un sussulto di amor proprio, forse a scelte qualitative e non a pescette, non a, appunto a casa montata. Assolutamente sì. Ecco. Assolutamente sì, sono d'accordo. Tra l'altro, anche perché poi queste cose sono patrimonio industriale indirettamente, perché nel patrimonio industriale vanno incluse tutte quelle che sono espressioni della civiltà industriale. Ma, quindi stazioni, stadi, mercati. Certo, certo. Tra l'altro, anche lo stadio. Tra l'altro lo stadio. Facciamo fare l'ultimo intervento perché sennò si rischia di andare veramente troppo. Sì, è vero, scusate. Sì, bene. No, ma andate, era interessante. Continuate pure, dai, ci mancherebbe. Mi sembrava molto stimolante. No, ma un'ultima riflessione. Voglio dire, lo stadio prese letteralmente in contropiede l'intelligenza italiana. Perché se noi si pensa che il progetto è del 29, che il cantiere si aprì nel 30, siamo all'indomani della prima mostra d'architettura razionale che si tenne nel 28, ma quelli erano i disegni. Nervi riesce a murare un oggetto che è 250 metri, quindi è grande, e riesce a murarlo in barba a tutti i tradizionalismi, a tutti i monumentalismi, eccetera, eccetera, facendo sbigottire praticamente. Certo, col senno di poi noi sappiamo che il moderno è nato sull'industria, è nato sui pezzi industriali, da Gropius a Behrens e via dicendo, da Behrens. Certo, a tutta l'architettura tedesca, lo stesso Le Corbusier, voglio dire, fra i pezzi che presenta quelli. Ma questo è il senno di poi, in quel momento questa coscienza non c'era, no? E quindi è importante anche non solo, ma per questo. E quindi l'idea, quest'idea cretina di smontarlo, semplicemente perché no, magari... ma insomma... Non è così. No, voglio dire, giustamente ci meravigliamo che questa idea possa essere stata avanzata. È quello che sgomenta. L'idea di... Quando l'ho letta la prima volta ero veramente allibito. Cioè che le scale possano essere segate e portate altrove. No, vabbè, non basta così. Quelle scale che sono balla... che sono Tatlin, sì. Che sono perfettamente diciamo così inserite nella cultura del Novecento, nell'avanguardia del Novecento, per quello io dubito che Nervi abbia potuto concepirle da sole, da solo, cioè no, penso che abbia avuto un giro, ma non quello del Mellucci e men che meno quello del Giuntoli, ovviamente. Ma insomma, questo per il resto anche la stazione, anche Fabbricato Viaggiatori è pieno di misteri, no? Sì. Quando Michelucci entra e rimane meravigliato da quello che è successo. L'architettura, i capolavori sono pieni di misteri e come tali vanno colti, vanno... Bene. Facciamo l'ultimo dei tre interventi, rimanda un po' alla questione aperta che aveva lanciato Massimo della contrapposizione tra riconversione bottom up e top down. E niente, la parola a Mario, sono andate lunghissime. Devo solo riuscire a capire che fine ha fatto il mio PowerPoint. Eccolo, vediamo. Lo vedete? Sì. Presentazione. Vabbè, io adesso nulla, mi sono preparato un po' di slide, anche perché poi sono le 10, secondo me con le immagini forse riusciamo a dirci meglio più cose. Parto anch'io dal localismo, parto da Torino, io sono di Torino e quindi per me il patrimonio industriale nasce un po' qui, nel senso che questa immagine del lingotto prima della trasformazione di Renzo Piano. Sapete tutti che il lingotto è stato uno dei primi esempi di
di fabbrica fordista fatta, portata in Italia. È stato uno dei primi edifici riconosciuti come simbolo del patrimonio industriale, con il primo vincolo nazionale sul tema dell'archeologia industriale. Ed essendo di Torino ci sono particolarmente affezionato. Perché vi parlo del Lingotto? Vi parlo del Lingotto perché negli ultimi 40 anni sono successe un sacco di cose. Questa città mutante negli ultimi 40 anni è cambiata tanto. Ed è cambiato anche il Lingotto, nel senso che c'è stato questo concorso di architettura vinto da Renzo Piano, che ha trasformato il Lingotto in centro commerciale, sala polivalente. Massimo prima ne parlava, no? di queste capacità dei progetti di Renzo Piano di creare un mix funzionale molto, molto interessante. Sta di fatto che il Lingotto, nonostante un avvio un po' turbolento all'inizio, un po' difficile, in realtà è stato capace di attrarre nuove attività, tra cui un pezzo del Politecnico di Torino che ha portato lì ingegneria dell'automobile. C'è un albergo realizzato all'interno, questo centro commerciale poi in parte è stato chiuso, c'è questo screen di Renzo Piano che contiene la Pinacoteca Agnelli. E il dibattito negli ultimi anni, cioè, che c'è sempre stato, è: caspita, però se noi portiamo qualcuno oggi a vedere il Lingotto, non c'è traccia di quello che era il suo passato industriale, non c'è un luogo di rappresentazione della cultura industriale. E qui, fino a qui, il dibattito c'è stato. Pochi giorni fa, sempre per arrivare stare sulla cronaca, invece, durante la presentazione della 500 elettrica è comparso questo, con un articolo sui quotidiani locali che diceva: finalmente anche Torino avrà la sua highline e il tetto del Lingotto diventerà un parco urbano, no? Con questo scenario e questa immagine. Allora, io non voglio essere polemico, lascio poi a voi tutto il dibattito, la discussione nelle fasi successive, però forse uno degli elementi più interessanti per vedere il Lingotto era proprio la pista, no? Era proprio la rappresentazione di queste automobili che arrivavano, venivano provate sulla pista e attraverso la seconda rampa scendevano. Se la città avrà bisogno di un nuovo parco, questo ce lo diranno i posteri. Comunque sta di fatto che negli ultimi 40 anni questo è l'ultimo risultato, è l'ultimo layer scritto che si scriverà sulla fabbrica. Un altro luogo torinese particolarmente, a cui io sono particolarmente legato, sono le OGR, le Officine Grandi Riparazioni, anche questo con parte industriale molto interessante, molto importante per lo sviluppo della città industriale, luogo che il piano regolatore del 1994 radeva al suolo, cioè il piano di Regotti Cagnardi prevedeva la completa demolizione di questo luogo, che è stato salvato grazie ad una serie di azioni, tra cui la prima, quella di Città Svelata, che erano un gruppo di giovani architetti che hanno aperto per un giorno l'Lingotto, l'Ufficio delle Grandi Riparazioni, per farle conoscere la città. Hanno aperto i recinti, hanno organizzato attività in bicicletta, perché gli spazi erano molto grandi, concerti, mostre d'arte e tutto, e ha fatto sì che insomma ci fosse questa, insieme al sostegno da parte dell'università, di alcuni docenti del Politecnico, di arrivare insomma a salvare l'OGR. Anche qui l'OGR in questi ultimi anni sono diventati un luogo prima di uso temporaneo. E qui vediamo una delle immagini di questa attività, aperte per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dopodiché sempre più riscoperte, sempre più amate dai torinesi, fin tanto che l'Unione Bancaria ha deciso di Fondazione CRT di prendere, di convertirle
e fare questo polo OGR che in parte sulla destra si chiama OGR Cultura e sulla parte sinistra OGR Innovazione. Tra l'altro nella parte cultura a marzo è stato, marzo-aprile è stato allestito l'ospedale Covid della città di Torino, cioè della regione Piemonte, proprio sfruttando, perché era uno di quegli interventi, uno di quegli edifici che era presto disponibile, con tutta una serie di impianti e con la possibilità di essere frazionato rapidamente, accessi, infrastrutture, proprio per l'uso, da far sì che nel giro di una decina, quindicina di giorni è stato allestito all'interno l'ospedale dell'OGR. Quindi la fabbrica di nuovo come luogo, come edificio, l'ex fabbrica come edificio che per le sue caratteristiche di dimensionalità, di spazialità e tutto è pronto ad ospitare anche funzioni come quello dell'ospedale. Qui invece vi racconto di un altro progetto, questo si chiama Variante Bunker ed è un progetto nato 4-5 anni fa. Nel piano regolatore della città di Torino, all'inizio degli anni 10, quindi circa una decina di anni fa, si discuteva della trasformazione di tutta l'area nord della città, quella che non era stata interessata, diciamo, dagli interventi olimpici. Area nord, con un progetto che si chiamava Metamorfosi, era un concorso internazionale, un concorso di progettazione, forse anche internazionale, in cui si chiedeva di ridisegnare questo la porzione nord della città. Porzione nord che era caratterizzata sostanzialmente da scali industriali dismessi, lungo la zona del cimitero, intervento che doveva essere trainato fondamentalmente dalla seconda linea della metropolitana che trovava luogo sui vecchi binari dismessi della città. Questi signori di Variante Bunker si sono inventati, hanno preso questo pezzo di città che era in attesa di essere trasformato e ne hanno fatto un luogo ibrido, diciamo. Nel senso che si sono convertiti, sono diventati un'associazione, hanno preso in uso questi spazi che erano i luoghi, che sarebbero diventati luoghi della trasformazione, e al loro interno hanno creato una serie di attività culturali, non, nel senso che accanto a diciamo, attività serali, bar e discorrendo, c'era questo bunker market, c'è questo bunker market che è praticamente un mercatino che si svolge una volta per stagione, c'è un'attività sportiva con questo wakeboard fatto dentro un bacino, ci sono attività sportive delle più varie, tra cui un campo di padel, forse uno dei primi che è stato portato all'interno della città, c'è un circolo acrobatico di teatro con tanto di acrobati, insomma un luogo che proprio per la sua, diciamo, la definirei per questa sua caratteristica di spazio di riappropriazione, è un luogo che comunque ha attirato e continua a attirare, cioè continuava ad attirare prima del Covid, insomma una serie di attività e di funzioni abbastanza interessanti. Tanto per dirvi, in questo luogo viene organizzato d'estate per i ragazzini delle scuole dei campi estivi che sono molto frequentati e sono divertenti perché danno una dimensione ai ragazzini di sport, di attività che viene fatta all'aria aperta, quasi come se fossimo in campagna, in realtà siamo a 2,5 chilometri dal centro della città. Per cui questo come luogo di uso temporaneo, diciamo con un periodo limitato nel tempo, mi sembra interessante per raccontare questa città mutante, no? Cioè, per raccontare Torino negli ultimi 40 anni. Torino è una città che sapete più o meno ha 1 milione di abitanti.
diverso fino a un certo punto è quello che capita al patrimonio industriale delle valli biellesi. Biella è l'equivalente, diciamo, della vostra Prato, no? È il centro tessile del Piemonte. Biella città fa circa 45.000 abitanti, Biella provincia fa circa 180.000 abitanti. Cosa fare, cosa non fare? Tutte queste fabbriche dismesse, dopo che la produzione, diciamo, laniera è andata in crisi, è uno dei temi su cui ci si interroga da almeno una quindicina d'anni. Il territorio biellese è caratterizzato appunto da questo paesaggio industriale fortemente evocativo, fatto di fabbriche, ciminiere, fabbriche di diverso periodo, dalla fabbrica moderna che si appoggia sulla fabbrica esistente. Paesaggio, cioè, il tema dell'industria raniera, che in realtà è stata studiata, i cui studi iniziano una ventina di anni fa, no? In cui ci si interrogava su questo tema dei paesaggi industriali, non soltanto delle fabbriche dismesse, ma di tutto quello che viaggiava e c'era intorno alla fabbrica. Queste fabbriche che in realtà sono dei vuoti, ma sono dei vuoti pieni, no? Perché sono fatti di saperi, perché sono fatti di grandi capacità di trattare e lavorare i materiali. C'è questo centro che si chiama Docbi nella Valle Biellese, Massimo Pedro lo conosce molto bene, è un luogo di cultura del tessile decisamente importante, a cui si deve, diciamo, molto tutto quello che è la conoscenza, il trasferimento della conoscenza alle generazioni future. A Biella cosa succede? Succede che una quindicina di anni fa uno di questi lanifici che affacciano sul torrente Cervo viene acquisito da Pistoletto, l'artista, e Pistoletto decide di farne un luogo di cultura, decide sostanzialmente di fare una fondazione, una casa per artisti, e su questo lavora sul tema, dentro questo luogo lavora sul tema del Terzo Paradiso. Però gli spazi sono talmente ampi, sono talmente, insomma, si prestano a molteplici funzioni, che qui dentro nascono i primi co-working, nascono delle attività, anche in questo caso, di luoghi, cioè di spazi per la creatività, spazi per la cultura. Dall'altra parte del torrente Cervo, quindi sul lato sud, invece c'è la fondazione Sella. Fondazione Sella, che è sostanzialmente una fondazione di famiglia legata alla famiglia Sella, bancaria, che trasforma questo edificio, costruito in epoche diverse, dove a pieno regime lavoravano, mi sembra, fino a 1500 operai, in luogo di, diciamo, di sperimentazione di tutte le attività del servizio. Ad oggi, all'interno dell'edificio Sella, lavorano di nuovo 1500 persone. No? Ci sono degli incubatori di fintech, ci sono dei laboratori tipo un Fab Lab, ci sono delle sale polivalenti, ci sono delle start-up che si appoggiano a Sella Lab, che è l'acceleratore della Fondazione Sella. Però la cosa più importante è appunto che, con funzioni nuove, cioè nuove funzioni, insomma, funzioni innovative rispetto a quello che partono da quello che era la preesistenza, fanno sì che oggi quello spazio lì sia abitato
è vissuto dallo stesso numero di operai che c'erano quando che c'erano la Cina. Nel giugno del 2018 c'è stata una bellissima mostra fatta all'Urban Center di Milano, organizzata da Massimo Negri e con Simona Politini. Credo che Massimo Prete l'abbia vista. Purtroppo non è diventato un catalogo, un po' me ne dispiace, perché è una mostra che indagava sostanzialmente cosa era successo, cosa stava succedendo nei contenitori industriali milanesi negli ultimi 50 anni e quelle che erano le abitudini di abitare e vivere questi luoghi dell'industria e come le nuove destinazioni d'uso stessero trasformando piano piano tutte i quartieri ex industriali. Secondo me questa è stata una mostra molto interessante proprio perché dava il polso di questa città che stava cambiando, che era in fase di cambiamento, è tuttora Milano forse è la città più attiva da questo punto di vista in Italia, e in che modo questa trasformazione avviene attraverso attraverso il riuso delle fabbriche dismesse. Sto guardando il tempo giusto per capire quanto tempo abbiamo. Questo tema, diciamo, dell'uso temporaneo, delle fabbriche creative, anche dei modelli di business, l'avevamo indagati insieme a Cristina Anatoli ad un convegno fatto a Biella nel 2017. Avevamo scelto questo titolo del convegno, appunto strategie di realizzazione del patrimonio industriale, usando queste quattro microcategorie, per cercare di raccontare un po' l'andamento di queste trasformazioni. Massimo Prete l'ha partecipato, ha fatto un contributo molto interessante su questi temi. E io ho parlato di questi spazi, quelli che secondo me rappresentano un po', cioè in quel momento lì, nel 2017, probabilmente ce ne saranno degli altri, un uso temporaneo e creativo abbastanza interessante e nuovo rispetto a quello che era lo scenario delle solite cose che abbiamo viste, cioè del co-working, del co-housing, del co questo, con quello, con quell'altro. Questo è un intervento ad Amsterdam, Rost significa ruggine, questi erano i cantieri navali delle navi che venivano costruite per la Compagnia delle Indie, e questo attraverso un uso temporaneo di questi spazi sono diventati un luogo pulsante, cuore pulsante della città, in cui, parte la spiaggia urbana, sono diventati un luogo di aggregazione, un luogo, se non altro, conosciuto e apprezzato da cittadini olandesi. Uno spazio molto informale, come lo era quello del bunker, di cui ho fatto vedere prima, no? Però uno spazio in cui succedono cose, ma soprattutto credo che possa essere anche paragonato a quello che era il tema dell'OGR, cioè questi luoghi dell'industria dismessi in mezzo alla città, chiusi da recinti, che erano scanditi sostanzialmente dal ritmo degli operai, delle sirene, di chi ci lavorava dentro, erano luoghi che il cittadino abituale non era abituato né a conoscere, tantomeno a vivere, non sapeva cosa succedeva dentro quel recinto industriale, come era fatto e tutto. Per cui il fatto di poterci entrare, il fatto di poterlo vedere, il fatto di poterne capire anche le potenzialità, la disponibilità, la trasformazione, fa sì che poi si possano attivare dei processi di riutilizzo in fase successiva. Sempre legato al tema degli usi temporanei, che poi in realtà diventano degli usi continuativi, c'è questa fabbrica di Berlino, questo mi ricordo più il nome, anche qui il tema del fra le mille attività che vengono inserite all'interno c'è questo tema della serra idroponica per la coltivazione di frutta e verdura per gli abitanti della città. Anche questo, per certi versi, è un tema già un po' visto, no? già un po' sentito, cioè la fabbrica verticale,
Farm, tutti questi temi qua, però interessante capire l'opportunità che aggiungendo porzioni di piccole porzioni di edificio, cioè piccole porzioni a aggregazione agli edifici principali, si riescono a costituire, ad associare le nuove funzioni che in realtà possono servire per sviluppare nuovi modelli di business. No? È il caso per esempio di Winterthur. Winterthur in Svizzera, questo lotto gigante della Sulzer Fabrik era un oggetto, era un lotto abbandonato su cui insisteva un grossissimo progetto di riqualificazione urbana vinto da Jean Nouvel nel 2000, alla fine degli anni 90, inizio del 2000, e in attesa della trasformazione all'interno dell'area sono insediate mi sembra 400 persone, una trentina di aziende che stavano utilizzando, che utilizzavano l'area per attività che erano state, diciamo, espulse dalla città, no? I piccoli magazzini, attività laboratoriali, quei luoghi fisici che pian piano si sono sempre spostati verso i bordi della città, che poi addirittura portati verso la provincia, verso l'esterno della città. Comunque queste 400 persone in realtà sono cresciute, le attività sono diventate molteplici, tant'è che il progetto poi di Jean Nouvel non è stato approvato, ma tutto il comparto è stato trasformato, sono stati mantenuti, mi sembra, l'80% degli edifici esistenti, rifunzionalizzati con nuove attività a servizio della città. Quindi la fondazione che gestiva questi spazi in realtà ha optato per un intervento che in realtà nasceva da esigenze reali del territorio, con delle funzioni che man mano cambiavano e seguivano le esigenze economiche e sociali. Allora, io temo di aver finito il mio quarto d'ora, nel senso che sono a 20 minuti, per cui forse chiuderei qui e al limite, se vogliamo poi vedere altre cose, può esserci un altro momento di interazione. Siamo andati un pochino lunghi, quindi se ci sono domande intanto dalle varie chat rispettivamente, e Facebook. Per chiudere un po' il discorso, mentre aspettiamo le domande, cioè quello che insomma ho cercato un po' di raccontarvi è che il ruolo del patrimonio industriale in ambiente urbano in realtà cambia e diventa luogo di supporto per l'insediamento di nuove attività, oltre al riconoscimento di valore del bene di certi tipi di fabbriche che con le loro attività hanno sviluppato. Chiudo la condivisione, forse è già chiusa, vero? Sì. Sì. Appunto, cioè, dalla fabbrica importante, dalla fabbrica tipo Lingotto, da degli edifici che hanno una oltre ad avere una storia come edifici, ma hanno una storia che rappresentano una cultura industriale molto importante, stesso discorso per quelli bellesi, sugli edifici minori che hanno magari meno importanza dal punto di vista storico-culturale, sono state fatte delle azioni, delle attività, credo interessanti, e hanno portato all'interno di questi luoghi delle attività dei poli di innovazione, dei poli culturali, dei poli di lavoro, che comunque di cui la città aveva esigenza. Oggi credo che una delle sfide più interessanti, più importanti sui temi del patrimonio industriale sia proprio quella della riconversione al tema del produttivo, no? Cioè di riportare l'attività produttiva all'interno della fabbrica, non solo più funzioni con questo, con quello, con quell'altro, ma insomma attività che creano occupazione e comunque seguono dei cicli economici della città che sono importanti. Finito. Il passaggio dalla Firenze Bottegaia, comunque
alla Torino, che è la città più industrializzata probabilmente d'Italia, che rappresenta per la fase post-industriale, post-fordista, forse l'esempio più eclatante per quanto riguarda l'Italia, insomma, ci fa anche ad una comparazione con il discorso dell'OGR, perché anche questo è un tema sensibile del settore fiorentino, insomma, c'è tutto l'enorme lotto delle ex piscine grandi riparazioni che sono in un limbo da diversi anni, dal 2009, quando è stata interrotta l'attività lavorativa, non produttiva, perché si trattava di manutenzione, appunto, è stata spostata allo smalloro e da lì non si è trovato un utilizzo adeguato per. Io volevo sapere da Massimo cosa ne pensava del giardino pubblico, del parco pubblico sul tetto del Lingotto, visto che forse ci siamo andati più di una volta insieme. Se ne sentiva la mancanza, mi sembra. Ma sì, no, no, ma chi è che ha proposto questa? E poi arriva tardi, già ho sentito tutta una serie di osservazioni, di pareri critici su Line a New York. Insomma, boh, no, ma poi voglio dire, a parte a me personalmente, quello che hanno fatto a New York, o quello che hanno fatto sulle arcate a Parigi, anche lì hanno, anzi, i parigini sono stati i primi che hanno attrezzato a percorso urbano un vecchio camminamento ferroviario. Ma quello di Lingotto non ha assolutamente senso perché è concluso in se stesso, cioè più in là non si può andare, a meno che poi non si creino delle ulteriori passerelle. No, non riesco a capire il senso. Poi io devo dire, sono abbastanza contrario alla naturalizzazione dei siti industriali. Mi piacciono molto le esperienze di Peter Latz a Duisburg e a Parco Dora a Torino. Cioè, Peter Latz in realtà fa un discorso molto più sottile perché lui quasi pregusta la rivincita che la natura prende sull'ambiente tecnico una volta che il sito entra in dismissione. Cioè, l'attività produttiva aveva espulso i cicli naturali, gli ecosistemi, appena cessa come tale, questi riprendono il sopravvento. Cioè, Duisburg, secondo me, è proprio un campo di battaglia in cui la natura riprende il sopravvento e si reimpossessa di quegli spazi da cui era stata espulsa. In più non è la stessa, perché la natura è un termine fuorviante, in quanto le specie non si ritorna mai allo stato anteriore, precedente l'intervento. Anche quando si naturalizza, si introduce qualcosa di assolutamente nuovo. Ora, sulla pista di Lingotto, veramente, insomma, mi sembra un non senso. Non Sì, è un non senso. lo riesco a capire. No, Effettivamente è vero, è un non senso. Tanto più che Lingotto, prima ancora dello stadio, voglio dire, è un altro monumento sì. anticipatorio del razionalismo. Non a caso, Assolutamente, nella mostra del 28, la prima stanza era una stanza dedicata alle grandi foto. E Lingotto venne esposto, no? Lì come ingresso a quella mostra. Quindi, insomma, metterci dei fiori mamma mia, no, mi davvero, pare sì. sbagliato. Ma è dibattito recente, nel senso che sono uscite queste immagini sul giornale non più di un mesetto e mezzo fa, quando hanno presentato la 500 elettrica. C'è stato un po' di dibattito su qualche rivista di architettura online, ma si è subito quietato la discussione, il dibattito. Per cui non so, magari hanno cambiato idea, Personalmente non devo voglio dire, parlare. ti interrompo, ma anche il bosco verticale mi sembra un po' una sciocchezza, devo dirla, è tanto Sì, è strombazzato, ma insomma, sopravvalutato.
Io i boschi li preferisco orizzontali, francamente. No, ma poi se togli il bosco, l'architettura di Boeri a Milano è bruttina, è banale, è pianta, è un grattacielo. Ma ora se sì, tutto il verde sui balconi, lui è bravissimo, perché da questa operazione ha moltiplicato le sue attività professionali, non so per quanto, insomma è ricercato dappertutto, ma se uno guarda con disincanto quella struttura lì, ma se togli le piante, ma cosa resta? Ma non so, una struttura che ha bisogno di una manutenzione straordinaria. A parte quello, no, ma dal punto di vista del linguaggio architettonico non ha niente, almeno io non riesco a vedere niente. Mi sembra una palazzina moltiplicata per il numero dei piani con queste grandi terrazze, magari che ci sta anche un bel panorama, non dico di no. Però sinceramente non mi sembra neanche sia una riesplorazione di una tipologia dell'edificio alto, perché in sé, senza il verde, ripeto, mi sembra estremamente tradizionale. L'inserimento del verde in realtà è un'operazione pionieristica di questa fase qui. Poi è un'operazione astuta. Però il problema è che c'è la contrapposizione tra volontà dell'architetto, intenzioni e poi come queste vengono attualizzate, e questo si traduce in appartamenti ultra costosi, vicinanza armata 23 su 24, quartieri blindati, ed è un po' lontano dall'idea di città sostenibile, ecologica e armonica. Sì, ma insomma. Pongo un paio di domande che vengono dalla chat, così chiudiamo con due domande e poi ci salutiamo. La prima è: ma la città cambia aggiungendo nuovo al vecchio, adattando il vecchio al nuovo? E la seconda invece riguarda il Lingotto, quindi domandano che cosa ha di particolarmente brutto il parco del Lingotto. Solitamente scrive: trovo l'integrazione della natura in spazio urbano una cosa bella, ma si dichiara anche non esperto, quindi domanda. E l'ultima è: e se non si riconverte in natura, come si potrebbe riconvertire? Queste sono le tre, quindi eventualmente possiamo anche dividerle e rispondere. Ma io provo a rispondere sul Lingotto, nel senso che io non ho niente cioè, nel senso che lo trovo un po' un esercizio di stile, o comunque il fatto di fare un parco lì. Quello che si perde completamente del Lingotto, cioè la pista è forse l'unico elemento, è la foto più bella del Lingotto, che sono conservate, ed è la rappresentazione di quello che era la fabbrica. Cioè le macchine andavano lì sopra, venivano provate, facevano due giri e tornavano indietro. Cioè è l'unica roba che rimane integra e vera di tutta la funzione. Sì, perché di sotto è un centro commerciale, oppure se no una galleria benvenuta, ma insomma. Cioè fare 2 chilometri di parco verticale, cioè di parco, voglio dire, ce ne sono tanti di altri luoghi per fare quel tipo di operazione lì, o comunque cioè, si rischia di perdere un'altra occasione, l'ennesima, di dare un'identità, di mantenere un'identità industriale alla città, o comunque per raccontare quel luogo lì. Poi, per carità, anche a me piace andare a passeggiare nel bosco, nel praticello, cioè, niente da dire. Ma poi il Lingotto è l'elegia dell'artificiale, non... sulle altre lascio a voi la risposta. Qual era l'altra domanda? Emma, scusi, l'altra domanda, la prima, a parte Lingotto, le domande c'erano? Se la città cambia aggiungendo nuovo al vecchio o adattando al vecchio il nuovo? No, aggiungendo il nuovo al vecchio. Beh, insomma, sì, la città cambia, però aggiungere significa anche estendere, accrescere, cioè in questo modo è una città che si espande, che si allarga aggiungendo. No, si tratta di vedere come riusare, come riadattare,
trasformare. Quello secondo me è l'aspetto, perché ripeto, nel caso del patrimonio industriale, insomma, io ho una formazione, una cultura che è quella dei miei coetanei, di Mauro, per esempio, insomma, voglio dire, per noi l'articolato della Carta di Venezia è un po' la Bibbia, insomma, per me è stata sempre l'orientamento guida, però mi rendo conto che per nuovi settori del patrimonio questa carta è insufficiente, perché il patrimonio industriale, salvo cose eccezionali, appunto Lingotto, lo stabilimento Fagus di Gropius, ma il patrimonio industriale non lo possiamo considerare alla stessa stregua del patrimonio monumentale. Già la Carta di Venezia è coraggiosa perché insiste sul fatto che al patrimonio bisogna assegnare delle funzioni vitali, cioè la Carta di Venezia è audace perché va contro la musealizzazione del patrimonio, però sempre nel rispetto di certi limiti. L'identità deve essere mantenuta e la stratificazione, e se proprio si deve fare qualcosa che sia distinguibile, insomma, tutti i principi che conosciamo. Il patrimonio industriale, questo limite è molto più incerto ed è sicuramente difficile da normare, e bisogna rimetterci alla sensibilità anche soggettiva di chi fa questi interventi. È un grosso rischio, perché la sensibilità non è un bene distribuito in modo uniforme. Alcuni ne hanno dosi così confortanti, altri ne sono completamente sprovvisti. In più poi l'altro aspetto, mi aveva colpito un articolo che avevo letto tempo fa, non mi ricordo più nell'autore, nel nome, però diceva: attenzione, che tutto questo culto del patrimonio che noi abbiamo, pensa al patrimonio, magari in futuro sarà considerato come una stagione, come tante altre. Cioè, che non è detto che questa attenzione per il patrimonio sia un dato acquisito in modo irreversibile. Anzi, si comincia a vedere che questa impalcatura scricchiola, lo stadio di Firenze, ne è un sintomo, perché 10 anni fa nessuno avrebbe avuto il coraggio di dire: si sega la scala spirale e si porta da un'altra parte. Nessuno avrebbe avuto il coraggio di dire in modo così lapalissiano che l'interesse economico nel caso delle società sportive prevale sull'interesse patrimoniale. Guardate, questi sono segnali inquietanti. Non c'è niente di locale. Mauro, altro che locale, qui rischia. No, no. No, tanto più che la questione dello stadio nei rapporti con la sovrintendenza è una specie di ariete nei confronti, sì, di altre situazioni. E poi dopo lo stadio saranno le stazioni, saranno i mercati, saranno i palazzi pubblici, perché va bene, è proprio la punta di lancia di qualcosa. Quindi, insomma, se un insegnamento dobbiamo trarre è quello di essere vigili, perché non c'è minimamente un quadro di certezze destinato a durare, cioè le cose vanno riconquistate in ogni momento, e quindi anche la tutela del patrimonio, la tutela delle espressioni migliori della nostra architettura, della nostra civiltà, ma non è mica detto. In più, insomma, voglio dire, oramai c'è questa... La minaccia, l'attacco non viene soltanto, magari fossero solo le forze del mercato, fossero gli speculatori, no, l'attacco viene anche dalla parte opposta, quando mi cominciano a dire che il patrimonio è una costruzione sociale,
che la definizione del patrimonio deve essere sottratta agli esperti e deve essere frutto di elaborazioni che nascono dal basso, che portano poi anche a conflitti sul patrimonio in base a visioni. I tifosi dello stadio, per l'appunto, la curva. Come? I tifosi, lo stadio, la curva, no? I tifosi saranno. Insomma, non so, bisogna. Io temo che da un momento all'altro il patrimonio industriale possa cominciare a diventare political incorrect, perché espressione, che ne so, il patrimonio industriale nei paesi non europei. Ma e se questi cominceranno un giorno, io mi aspetto che comincino a dire che le fabbriche lì sono espressione del periodo coloniale, e niente lo esclude, perché di fatto è così. Se non riesci però a storicizzare il colonialismo come una fase che... In Libia, scusate, tutti i villaggi della colonizzazione sono stati... Mi capisci, ecco, quindi non... Per cui, insomma, è una vicenda un po' complessa, ecco. Certo, non si può neanche dire che tutto va conservato, lo sappiamo, è impossibile. Io trovo c'è un altro aspetto a proposito della giunta interessante, sul quale ci si potrebbe, un aspetto delicato, laddove appunto il caso dello stadio potrebbe essere anche in questo caso centrale, dove necessitano delle aggiunte perché certe cose non sono più funzionali. Quindi a un certo punto siamo stretti come fra l'uscio e il muro, tra un oggetto che se lo abbandoni decade, il caso dello stadio che costa comunque 3 milioni l'anno di manutenzione anche se non ci fai nulla, il fatto che ci piove e quindi i tifosi non ci vanno, il fatto della necessità di intervenire e nello stesso tempo di tutelare. Quindi in questo senso effettivamente è un tema che merita attenzione, perché No, sono assolutamente d'accordo, perché è irrealistico pensare che lo stadio Nervi possa essere conservato semplicemente come monumento. Beh, è un cadavere troppo grande per tenerlo lì. Come fai? Per mantenerlo il comune di Firenze ci dovrebbe aumentare l'IRPEF del 500%, perché poi chi mi paga? Tu mi dici 3 milioni l'anno, ma 3 milioni l'anno e ci piove, c'è cioè quell'altra che trova i servizi igienici e non funzionano. Cioè per tenerlo ce ne vorranno probabilmente tre volte, ci vorrà 10. Ma chi li paga questi 10 milioni l'anno? No, bisogna anche porsi questi problemi. Quindi Carta di Venezia ha ragione quando dice che bisogna che il patrimonio riesca a trovare poi una funzione attiva nella società del tempo. Insomma, non è che puoi pensare che viene... Che di imbalsamare tutto. No, assolutamente. E lì sta l'intelligenza di riuscire a capire come queste cose possano funzionare senza però essere irreparabilmente manomesse. E ora dice le curve sono troppo lontane. Ho capito che vogliono, in questo articolo sul New York Times dicevano che lo stadio moderno deve essere rettangolare, non deve avere le curve, perché le curve sono troppo distanti dalla rete. Ma insomma, io ci andavo da ragazzino ogni tanto allo stadio, insomma non è che mi sembrasse, le partite si vedevano dalla curva Fiesole, si vedevano benissimo. Sì, ma allora da ragazzino ci si vedeva meglio, no, ma c'è, ho fatto fare ingegneria una tesi dove diciamo le curve venivano portate più vicine al campo, ma queste curve diventavano un oggetto metallico da costruire fuori, da calare dentro, ben distinto, eccetera, eccetera. Comunque tutto ciò implica un concorso di persone appunto di qualità. Assolutamente. Se non ci sono altre domande, allora, sì. Benissimo, direi che è stato molto...
Molto interessante, abbiamo avuto direi un sacco di spunti interessanti. Lorenzo ha l'audio chiuso. Attivato. Noi vi ringraziamo. Se non Bene, emerge grazie a voi, adesso niente qui in grazie a chat, voi. direi che abbiamo finito. Bene, bene, bene. allora buona serata a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Grazie dell'invito e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fino a quest'ora tarda. Bene, Buona arrivederci. giornata. Buona Arrivederci, serata. Grazie. grazie mille. Ciao. Bene, spero che di avervi detto quello che vi aspettavate, poi non so se... Assolutamente sì. Anche Grazie il davvero. caso studio del variante bunker è stato molto interessante, fra l'altro sarebbe un bel tema da approfondire insieme ad altri esempi torinesi, secondo me potrebbe essere un bel momento di Per me, secondo scambio me, poi è un tra di bel noi. tema, cioè, nel senso che obiettivamente, secondo me, ci sta. Cioè... Dichiara molto quanto certe azioni poi se partono da un punto o dall'altro alla fine riescono insomma sì, però, ad cioè, espandersi. ma lo stesso, cioè, lo stesso GR, secondo me, non sono nate con lo stesso spirito, cioè, nel senso che Sì, sicuramente. c'è questa Torino che è sotterranea, che ha prodotto un sacco di robe interessanti che continua a produrre, meno male, grazie Sì, è un al cielo. panorama veramente molto vivo da questo punto di vista, quindi speriamo, insomma. Sulle pratiche un pochino più informali ci dedichiamo, non mi ricordo quale, ma è il prossimo incontro, quello del 16 dicembre, che Sì, abbiamo poi in realtà scritto. ce n'è anche più di uno, diciamo, sulle pratiche un Sì, po'. ci sono diversi sotto vari aspetti, però Sì. il prossimo abbiamo gli attivisti di Crash Bologna che hanno seguito varie azioni, varie riconversioni appunto dal basso, informale, non vogliamo chiamarle, che hanno fatto dei lavori veramente molto interessanti. Comunque, ci sarà modo anche di riparlarne. Va bene, saluti. Buonanotte. Arrivederci, buonanotte. Grazie.